Rieccomi qua, quindi bentornati in questa ennesima parte del video. La volta scorsa stavamo parlando il fatto che il diavolo prova a poter scaricare quel peso di peccato che Dio ha tolto dalla nostra vita per riportarlo a lui, al mittente. È chiaro che lui lo vuole ritornare di nuovo, mettendo confusione nella nostra mente. E se trova quella mente non informata delle cose di Dio, come lo fu informato Martin Lutero, allora veramente la persona si trova nei guai. Ora voglio dirti una cosa. Abbiamo chiuso questa meditazione con l'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 37, che dice: tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori. È un'espressione teorica o pratica? Beh, vi racconto un altro episodio che è biblico. Sapete, gli uomini, come uomini e come umanità, non parlo a livello di differenza sessuale, gli uomini cercano sempre di accusare gli altri. E possibilmente magari ci saranno persone che possono rivolgersi a te e ti diranno: ma sai, con tutte quelle cose che hai combinato, non credo che Dio ti accetterà. Eh? Dio non ti potrà perdonare. E tu ci credi. E ti tieni la condanna addosso. E la cosa peggiore è che se tu ti tieni la condanna addosso, quando i tuoi occhi si chiuderanno per sempre, i tuoi occhi si chiuderanno per sempre, la tua anima continuerà a soffrire per l'eternità. Un luogo dove entri e non uscirai più. E il peso che tu stai portando adesso lo puoi scaricare, ma quello te lo porterai per l'eternità. Eternità è una vita senza fine. Altro che ergastolo, una vita senza fine. Ricordalo questo. Vi furono degli uomini religiosi, sapete, il diavolo a volte si usa anche della religione. Molto spesso la religione mette delle regole arbitrarie, anziché mettere le regole di grazia, la grazia che offre Dio, non quella dell'uomo, mettono delle regole di condanna. Eppure abbiamo letto in Romani capitolo 8, versetto 33, chi li condannerà? Gli eletti di Dio. Allora, ci sono stati un gruppo di uomini che, mentre Gesù predicava in un campo, gli misero davanti una donna colta in adulterio. Addirittura dice che era una donna prostituta. E cominciarono a dire: vediamo tu ora che ne pensi, la legge dice che bisogna lapidare, quindi non c'è speranza. Quella donna ha commesso un peccato di adulterio e deve morire, non c'è più speranza, deve andare direttamente all'inferno. Questa è la legge, questa è la religione. La religione umana e non quella di Dio. È vero, solo loro si attenevano a delle leggi scritte da Mosè, ma stiamo parlando di un contesto fuori dalla grazia. Gesù è venuto a portare la grazia. Quindi per questa donna non c'era più un'altra possibilità di redenzione.
è stata colta in adulterio e doveva morire. Non c'è più alcuna attenuante. Ma Gesù è fedele a quello che lui dice. Le parole di Gesù sono eterne. Infatti Gesù li portò davanti alle loro responsabilità, con quella saggezza che viene solo da lui, con quella sapienza che viene solo da lui, scrivendo a terra, disse: chi di voi è senza peccato? Scagli per primo la pietra. E dice la scrittura che continuò a scrivere. Mentre Gesù scriveva a terra, come dire, neanche li guardava, ma i suoi occhi spirituali guardavano tutto. Mentre lui scriveva, ad uno quegli accusatori se ne sono andati, non è rimasto nessuno, neanche l'odore della loro pelle. E rimase quella donna solamente davanti alla presenza di Gesù. E Gesù gli disse: donna, dove sono i tuoi accusatori? Con quella grazia. Ancora quella donna non aveva avuto il tempo di confessare il suo peccato. Quella donna era davanti a Gesù. Dice: Signore, sono qua, davanti a te. Era arresa davanti a Dio. Donna, dove sono i tuoi accusatori? Ci se ne sono andati tutti. Non è rimasto nessuno? Dice: nessuno, Signore. E Gesù disse: neppure io ti condanno. Vai ora e non peccare più. Neppure io ti condanno. Gesù ti vuole dire in questo momento a te, con tutti i tuoi peccati, se tu li confessi in questo momento davanti a lui, ti vuole dire: neanche io ti condanno. E se non ti condanno io, che sono il giusto giudice, non ci potrà essere più nessuno che ti può condannare. Ma proprio nessuno, nessuno, tranquillo. Credimi. Gesù ti tende non la sua mano, ma le sue braccia. Ma sta a te entrare nelle sue braccia. Sta a te. Abbiamo letto il versetto: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. E se Gesù non ti caccia, vuol dire che neanche ti condanna, neppure io ti condanno. Allora Gesù, che era a favore della prostituta, no? Quella prostituta fu quella che ha riconosciuto il suo peccato. Infatti, quella donna, si dice nei Vangeli successivi, che fu quella che gli portò un profumo costoso. Si prostrò in un'altra occasione davanti a Gesù, lavando i piedi di Gesù con le lacrime, asciugandole con i suoi capelli e spargendo il suo prezioso profumo sui piedi di Gesù. Quella donna era riconoscente. È chiaro che quella donna, essendo riconoscente, non ha continuato più la sua vita di peccato. E nessuno più la poteva condannare. Infatti quella donna ha continuato a vivere la sua vita in Cristo,
nella forma più naturale. Perché in quel momento quelli che la volevano lapidare non c'erano più. E dal momento in cui i suoi accusatori non c'erano più, i suoi giudici non c'erano più, ogni condanna su quella donna era già decaduta. E se tu in questo momento ben preciso, se tu ancora non hai fatto una vera e propria, anche se tu hai frequentato, frequenti una comunità, qualsiasi essa sia, evangelica, cattolica, ma se tu ancora non hai fatto quella decisione vera e propria di lasciarti nelle braccia di Dio, invocare il suo nome, rivolgerti con tutto il cuore, con un cuore pentito, sinceramente pentito, lascia che Gesù possa entrare nella tua vita, lascia che il perdono di Gesù entri nella tua vita. E se il perdono di Gesù entra nella tua vita, avrai la certezza che nessuno più ti potrà accusare, nessuno più ti potrà condannare, nessuno, perché tu sei una persona nuova, perché il sangue di Gesù Cristo sparso oltre 2000 anni fa ha lavato i tuoi peccati come ha lavato i miei. Dio vuole una tua volontà. Se tu non conosci questo racconto da Gesù, fatto da Gesù, te lo racconto adesso. C'era un giovane, un padre aveva due figli e il secondogenito, preso dalle fantasie di questo mondo, disse al padre, che era abbastanza ricco, aveva dei servi, aveva molte proprietà, era una persona ricca, dove aveva molti poteri. E questo figlio disse: beh, io c'ho mio padre ricco, padre, vieni qua, ti devo dire una parola. Che c'è, figlio mio? Dammi tutto ciò che mi spetta, mi voglio condurre una vita per conto mio, voglio essere libero da te, voglio stare lontano alla larga di te, mi spetta per legge, dammeli. E il padre cercò di convincere: guarda, tu ancora sei un inesperto, non li sai gestire tutti questi beni, stai qua con me, cresci. Ma non ha voluto, dice il racconto o la parabola, che non ha voluto sentire ragioni. E lui andò via. Non so per quanto tempo ci è voluto per sciupare tutti i suoi beni. 3 mesi, 4 mesi, 1 anno, non lo so. Ma si ritrovò sporco, nudo e affamato. Quegli amici che aveva vicini, amici di denaro, non erano i suoi amici, ma erano amici del suo denaro. Quando finì di sperperare tutto, anche i suoi amici lo hanno abbandonato. E dice la parabola che si trovò solo, senza una casa, senza da mangiare. Cercava di mangiarsi il mangiare che mangiavano i maiali, e i maiali stessi lo aggredivano. Ma lui si ricordò un particolare, che l'ultimo dei servi di suo padre aveva da mangiare, da vestire, e una stanza e un letto per dormire. Mi accontento di essere l'ultimo dei servi di mio padre. Questo era il suo ragionamento, ma ebbe quel coraggio
di mettersi in cammino e ritornare dal padre. Mentre lui aveva il pensiero di essere l'ultimo dei servi, lui ha trovato un'altra sorpresa. Un padre che lo aspettava da giorni, da mesi, forse da un anno, 2 anni, non sappiamo quanto tempo. Diciamo da giorni, così abbiamo più chiarezza del racconto. C'era un padre che lo aspettava. Non era quel padre, ah, te ne sei andato, non mi interessa più, non devi farti vedere più davanti agli occhi miei. Questo figlio per me è morto, basta. No, il racconto dice che quel padre ogni giorno era lì, che guardava attorno alla sua casa, tutte le strade possibili, chissà da un momento all'altro suo figlio ritornasse. Ma ci fu un giorno che vide una figura molto stanca da lontano. E quando lui vide che quella figura si avvicinò molto vicino a lui, dice la storia che il padre corse verso di lui. Non si mise davanti a lui: cosa hai da dirmi? Dice che lo abbracciò e il figlio si inginocchiò davanti a lui dicendo: padre, io ho peccato contro il cielo e contro te, non sono neanche degno di essere chiamato tuo figlio. Ha riconosciuto quella sua indegnità. Mi basta solo se mi puoi trattare come uno degli ultimi tuoi servi, purché io abbia un po' da mangiare, un vestito da mettermi addosso e un letto per dormire. Il padre gli disse: vieni qua figlio mio con me. Chiamò i servi, disse: lavatelo, pulitelo, prendete la veste più bella che c'è, un anello, e scannate dei vitelli che oggi si farà festa. Quel figlio morto è risuscitato, quel figlio che io avevo perso l'ho ritrovato. La festa che Gesù vuole fare, che Dio vuole fare con te, è questa. Perché dal momento in cui tu vai ai piedi di Dio riconoscendo: Signore, i miei peccati sono grandi, i miei amici stessi mi dicono che i miei peccati sono troppo grossolani, ma io mi appello alla tua santità, perdonami. Dio lì che ti sta aspettando con il suo figliolo Gesù Cristo è lì che ti sta facendo così: vieni per come tu ti trovi, vieni, voglio abbracciarti. E vuole prendere i tuoi peccati, toglierli dalle tue spalle. La vergogna che c'è nella tua vita la vuole togliere totalmente e trasferirla al mittente che ha confuso un giorno la tua mente per commettere quelle vergogne, quei peccati. E ti vuole rivestire di nuovo con la veste più bella, che è la veste gloriosa che indossano i figli del nostro caro Padre. Rifletti in questo momento. O tu che frequenti una comunità, o tu che addirittura non hai mai frequentato una comunità, perché non è la comunità che salva. E la tua relazione con Dio, la mia relazione con Dio è quella che mi tiene saldo, e Dio vuole avere una relazione con te come relazione tra padre e figlio, e anche comunione. Qual è la decisione che tu vuoi fare in questo momento?
Dio a te vuole renderti, come abbiamo letto, un suo eletto. Dio vuole giustificarti. E te lo ribadisco con un tono molto marcato. Dio vuole giustificarti. La vuoi la giustizia di Dio? Allora in questo momento ti invito con tutto il cuore. Accetta questa disponibilità che Dio ti sta dando. Lascia perdere il tuo passato. Dio vuole rinnovare la tua mente. Dio vuole rinnovare la tua memoria. Una memoria attuale, non più quella del passato. Dio vuole che tu possa vivere nella sua luce, affinché tu non possa mai inciampare. E se qualcuno provasse a ricordarti il tuo passato, tu gli puoi ricordare il suo futuro. E sai di chi sto parlando? Del tuo passato. Chi cerca di accusarti del tuo passato, ricordagli il suo futuro. A chi vuoi appartenere tu? A chi vuoi appartenere? Forse vorrai dire: no, ho bisogno ancora del tempo per pensare. Io ti dico una cosa. Chi ti dice tra un secondo sarai ancora nelle possibilità di pensare? Hai questa certezza matematica? Io personalmente non ce l'ho neanche per me. In qualche video ho raccontato la mia esperienza che ho avuto, dove Dio mi ha tirato dalla morte fisica, naturalmente. E se oggi sono qui a raccontare, perché Dio mi ha salvato dalla morte. Una giornata tranquilla, ma da un bel momento all'altro. E quanti ce ne sono persone, anche giovani, di punto in bianco, senza un perché, senza un motivo, cadono e non si alzano più. Tu oggi stai avendo l'opportunità, proprio in questo momento, mentre tu stai guardando attraverso questo schermo del televisore, oppure del tuo computer, del tuo dispositivo elettronico o digitale, come lo vogliamo chiamare. Mentre tu stai guardando in questo momento, Dio in questo istante vuole darti l'opportunità. Tu non lo sai fra un altro minuto se sei nelle condizioni ancora di poter riflettere e pensare per il tuo futuro eterno. Se ascolti oggi la voce di Dio, non indurire il tuo cuore. Non rimandare a domani. Non perdere del tempo. Guarda, affidare la propria vita a Dio la puoi affidare con fiducia. Con fiducia a Lui. Non hai bisogno di pensare: aspetta un momento, io voglio prima sapere quali sono il positivo e il negativo, se io accetto. Puoi stare tranquillo o tranquilla che con Dio hai tutto da guadagnare. Hai da guadagnare la salvezza dei tuoi peccati, il lavaggio del tuo cuore, della tua mente dal peccato, e la cosa ancora più bella: un giorno tu potrai essere insieme a tanti altri santi e eletti da Dio nella sua presenza per l'eternità. E poc'anzi avevo parlato di l'eternità significa vita senza fine. E allora l'eternità sono due:
tu ora hai l'opportunità, dopo no. Hai due opportunità di eternità. Una vita senza fine su e una vita senza fine giù. State a scegliere. Gesù non ti caccia fuori. Gesù non ti caccia fuori. Dicevelo adesso come tuo personale salvatore. Io voglio pregare per te. Signore, la persona che in questo momento sta ascoltando se si trova veramente con questo peso di peccato o perché non è stata ben istruita, non è stata informata del tuo amore e quindi sta continuando a portare su di sé il peso del peccato perché magari qualcuno gli ha fatto credere che il suo peccato è molto pesante e tu non lo puoi perdonare. Sappiamo che tu accogli tutti e non c'è peccato più nero che sia che il tuo sangue non possa lavare. È un ottimo smacchiatore, un ottimo purificatore. E io, caro Padre, ti chiedo nel nome di Gesù, in questo momento, di liberare questo cuore da questo peso di peccato e che possa ricevere il tuo figlio Gesù Cristo nella sua vita. Per non sentire più la condanna, ma la gloria tua nella sua vita. Non sentire più il peso del peccato, ma il peso che Gesù mette è un peso molto leggero. Ripeti dopo di me, ma devi ripeterlo se sei una persona convinta in questo momento. Se non lo sei convinto, è meglio fermarti. Ma se sei convinto, in questo momento voglio aiutarti come poterti presentare, accedere davanti alla presenza del trono della grazia di Dio. Caro Padre, ripeti dietro di me. Qualcuno mi ha fatto credere che i miei peccati sono molto pesanti e qualcuno mi ha fatto credere che tu non li puoi perdonare perché sei troppo giusto. Ma in questo momento io sto ascoltando il messaggio che tu mi accogli e io voglio essere perdonato di tutti i peccati che ho commesso fino ad oggi. E da oggi io voglio appartenere a te e non voglio più permettere al peccato di essere padrone della mia vita, ma voglio che tu sia padrone della mia vita. Voglio dare tutto il mio cuore a te e ricevere Gesù Cristo come mio personale salvatore. Grazie Padre per il tuo amore riversato verso di me. Nel nome del tuo figliolo Gesù. Amen. Tieni stretto questo messaggio nel tuo cuore, in questo momento. Prenditi del tempo per stare, anche se adesso chiudo il collegamento, perché il tempo a mia disposizione è terminato, prenditi del tempo per continuare a stare in questo momento in comunione con Dio, affinché tu possa sentire la leggerezza, il tuo cuore leggero dal tuo peccato passato, ed entrare fra gli eletti di Dio, fra i giustificati di Dio. E nessuno più ti potrà accusare.
Grazie anche a te per la tua attenzione, per aver avuto la pazienza fino adesso di ascoltarmi, ma soprattutto grazie perché tu hai ascoltato la parola di Dio. E ti auguro ogni benedizione nel nome di Gesù. Amen. Ciao e arrivederci a presto con un altro argomento. Ciao. Grazie per aver guardato questo video. Se per te è stato di aiuto, ti invitiamo a condividerlo con altri tuoi amici. Puoi registrarti in questo canale per ricevere aggiornamenti ogni volta che verrà pubblicato il nuovo video. Arrivederci.